C'era una volta un vecchio turco che aveva un solo figliolo e gli voleva più bene che alla luce degli occhi. Giro di Re. Fiabe e leggende della tradizione popolare italiana. Narrate da Maurizio Mosetti. Buon ascolto. La scienza della fiacca. C'era una volta un vecchio turco che aveva un solo figliolo e gli voleva più bene che alla luce degli occhi. Si sa che per i turchi il più gran castigo che Dio abbia messo al mondo è il lavoro. Perciò, quando suo figlio compì 14 anni, pensò di metterlo a scuola perché imparasse il miglior sistema per battere la fiacca. Nella stessa contrada del vecchio turco stava di casa un professore, da tutti conosciuto e rispettato perché in vita sua non aveva fatto che quello che non poteva farne a meno. Il vecchio turco andò a fargli visita e lo trovò in giardino, sdraiato all'ombra d'un albero di fico, con un cuscino sotto la testa, uno sotto la schiena e uno sotto il sedere. Il vecchio turco si disse: «Prima di parlargli, voglio un po' vedere come si comporta». E si nascose dietro una siepe a spiarlo. Il professore se ne stava fermo come un morto, ad occhi chiusi, e solo quando sentiva «ciac!» un fico maturo che cascava lì a portata di mano, allungava il braccio piano piano, lo portava alla bocca e lo mangiava. Poi, di nuovo fermo come un ciocco, ad aspettare che ne caschi un altro. «Questo qui è proprio il professore che ci vuole per mio figlio», si disse il turco, e uscito dal nascondiglio lo salutò e gli domandò se era disposto ad insegnare a suo figlio la scienza della fiacca. «Omo», gli disse il professore con un fil di voce, «non stare a parlare tanto, che io mi stanco ad ascoltarti. Se vuoi educare tuo figlio a farlo diventare un vero turco, mandalo qua e basta». Il vecchio turco tornò a casa, prese per mano il figlio, gli ficcò sotto braccio un cuscino di piume e lo portò in quel giardino. «Ti raccomando», gli disse, «devi fare tutto quel che vedi fare al professore di dolce far niente». Il ragazzo, che per quella scienza aveva già inclinazione, si sdraiò anche lui sotto il fico e vide che il professore, ogni volta che cascava un fico, allungava un braccio per raccoglierlo e mangiarlo. «Perché quella fatica dell'allungare il braccio?» si disse, e se ne stette sdraiato a bocca aperta. Un fico gli cascò in bocca, e lui, lentamente, lo mandò giù, e poi riaprì la bocca. Un altro fico cascò un po' più in là. Lui non si mosse, ma disse pian pianino: «Perché così lontano? Fico, cascami in bocca». Il professore, vedendo quanto la sapeva lunga lo scolaro, disse: «Torna a casa, che non hai niente da imparare. Anzi, ho io da imparare qualcosa da te». E il figlio tornò dal padre, che ringraziò il cielo d'avergli dato un figlio così d'ingegno. Giro di Re. Fiabe e leggende della tradizione popolare italiana.